Di Omnivamp, perché non è Spellbump. Non ho capito. Non lo so, Acrosus. Devo pensarci un po' di più io alle cose. Non sono più veloce come un tempo a mandare a fanculo le scelte di Riot Games. Ad esempio, giocare contro Miss Fortune, Lethality con Xayah non è bello. Beh, comunque, tecnicamente dovrebbe essere uno step molto interessante verso il goal corretto della Goldrinker. Nel senso che la Goldrinker dovrebbe essere un oggetto per quei campioni melee che si focussano tanto sul danno e non sulle resistenze. Sì, però. Ma non lo so, I don't know. I don't know. Devo guardare meglio. Devo guardare meglio. Adesso ritorniamo anche a fare analisi, raga. Sì, questa qua è la nuova skin, quella delle fenicili. Come cazzo si chiamano? Bella merda. Ma bella merda davvero. A livello 3 facciamo veramente male. 2 facciamo un po' di fatica. Nice. Peccato che ho beccato l'assist, ma vabbè. Mattia, perché con Rakan la V si attacca pure a lui, quindi in realtà si possono fare degli ottimi trade livello 1 e anche livello 2, nonostante non hai tanta roba. Il problema è che è contro quella bot lì che non riesce a farli, ho sbagliato. Si dovrebbe startare di Q contro quei due perché tanto non seta più un cazzo di niente. No, ho preso Xayah perché volevo provarla. Axus. Devi imparare Xayah, ho deciso. È tanto che non gioco Xayah come AD carry principale e vorrei veramente impararla.
Ok. Continuiamo a tenerli sotto la loro torre perché direi che è la roba migliore che si può fare. No, capito come è fatta MF a recollare ad avere più gol di me di Bai. Ok. Cioè lei è 0-0. Io ho beccato l'assist sul first blood. Ho fatto lo stesso Bai. Com'è possibile? How is that possible? Holy shit, mamma mia, che cannonata di Dio. Ah, è mancato, vabbè. Non ho capito neanche com'è morto il tizio. Come ha beccato tutti i danni che ha preso. Ho capito che stai arrivando, Buddy, però... stata un'ottima idea, in effetti. Ho fatto proprio bene a seguire questa call, bro. Ciao, bracio. E via. Fare il matto. Come si dovrebbe buildare Predator su Xayah? Io buildo sempre Gale Force, poi le scarpe PD, scarpe Infinity. Come secondo dovresti prenderlo il Predator d'essenza. Grazie per il follow. Prendiamo placca. Forse anche due. È only sub, Endermark. Quelli di questa settimana sono only sub. Non ero sicuro di hittarlo, però forse riuscivo a colpire lo stesso, Gian. Wow, che culo col rimbalzo, bro. Mamma mia. Ma bracio, cioè, non è che sfiga, se voi siete merde. Poi non chiamate mai il commander, pezzi di merda. Sono 2 settimane che nessuno dice un cazzo. Vaffanculo. 2 settimane che mi tocca giocare 1v1 contro Croci.
Croce i suoi fottuti mazzi controlling commander, Dio bono. Giocaci tu contro un fottuto control in 1v1 in commander. Vuoi di uccidersi in gioco, però vabbè, niente, ha rimbalzato lo stesso. Miss Fortune fa molti più danni di quello che mi aspettavo. 1200 danni. Wow. Beccato 300 danni dai minion, però. 400 danni dai minion. Non lo so. È la seconda volta che failo così. È matta Gianna, tipo. Va bene. Però mi sono appena accorto di essere un pochino troppo a sinistra nella campo. Ok. Braccio, se ci siamo solo io e te, me lo infili in culo che ci sei. Altro bellissimo assist. Aspetta, speravo di assettarla col Gale Force. Vabbè, almeno ho preso l'assist. At least. Bro, però dai. No, fa cappato. Fa cappato completamente, non ho schivato un cazzo di nulla. Vabbè. Non ho capito. Giuro ragazzi che non capisco da dove arrivano i danni Miss Fortune. Cioè ogni tanto arriva. Ma mi ha sparato un'eclissi della Madonna nei denti. Mi ha sparato un'eclissi della Madonna nei denti. È quello. È sempre quello. Ah. Il brutto di giocare in flex è quello, che ci sono veramente degli elo tipo super mega ultra a caso. Dio buono. Non mi posso fidare del call di nessuno perché c'è la gente che gioca random. Again, riuscì di nuovo a missare la V. Mi fa missare tutte ste V, sto tizio. Non ho visto il TP.
Rip. Cambiamo il trinket intanto. No, ma Avion, cioè in flex ci sono delle robe mostruose, diavolo. Io mid. Tra l'altro mi sono scordato di fare il mio toll. Non l'ho stittato, va bene. Ok. Prendiamo la torre. Holy shit, pensavo gli facesse molto meno danno quella roba lì. Va bene lo stesso, dai. Abbiamo... Perfetto. Perfetto. Pronto senso. Andiamo, andiamo. L'essenza e cominciamo a chiuderla scalpos adesso. Sapete cosa? Ci prendiamo il crit e al prossimo back abbiamo i soldi per le scarpe almeno. Dobbiamo prendere una pink, ma vabbè, fa niente. Questo tizio qui è venuto veramente fino alla nostra giungla solo per prendere la ward. Adesso mi flendono la loro pink. Senza gol solo per me. Se non beve troppo, andiamo mid. Ok. Una Q abbastanza storta. Prendiamo allora la pink che avevamo trovato qua. Cliriamo una parte di giungla e poi raccogliamo. Anzi, aspettiamo la wave che pusha. No, non la sta pushando, non so perché. Prendiamo un'altra wave.
Decolliamo, prendiamo scarpe e piccone perché non abbiamo i soldi per il resto. Cos'è? Cos'è? Cosa sei? Sì, una... Merda. C'era una zanzara. Sai che c'era una zanzara e l'ho mancata. Damn. Sì, ma appunto, santo Dio, fottute zanzare di merda. Di merda, le zanzare. Cristo. Scusa, ma in che senso? Ma non te. Era 2-4 sto tizio. Va bene. Oh, ah, beh, c'è 145 CS però. Ok. Magari la prossima volta è meglio cercare lo status degli avversari. Figa. Solo di poter tirare dritto sulla gente, ma ha scoppiato. Serie di incisioni in corso. Buono. Good job. Stato ucciso. Hanno fatto la mossa del secolo. Stato ucciso. Andiamo. Panciata al muro. Non ho capito perché raccogliamo. Aia. Ok. Not bad. Not bad at all. Raga. Nice. Io direi nice. Spicy. Ultimo fight soprattutto. E Graga, si era bravo.